Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. به جناب آقای نخست وزیر ماتئو رنسی نخست وزیر محترم ایتالیا و هیئت همراه خوش آمد و خیر مقدم میگم به خاطر قبول دعوت و سفر به جمهوری اسلامی ایران. Do il benvenuto al presidente Matteo Renzi, presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e della delegazione che lo accompagna, e do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il mio invito per il viaggio in Italia. کشور ایتالیا جایگاه خاصی در میان مردم ایران داره و همچنین این کشور کمپانی‌هاش و صنعتش همواره در ایران با حسن استقبال روبرو بوده. L'Italia da sempre ha una posizione particolare per il popolo iraniano e così come l'industria e le imprese italiane in Iran hanno da sempre trovato grande accoglienza. ایتالیا دوست قدیمی و ارزشمند ایران هست و در دورانهای سخت حتی در دوران تحریم مواضع ایتالیا نسبت به دیگران مواضع متعادل تری بوده. L'Italia è un paese, il paese Italia è un vecchio amico, è un amico prezioso dell'Iran anche nei momenti di difficoltà, anche e noi ricordiamo come nei tempi, nel periodo delle sanzioni, per esempio le posizioni italiane sono state le posizioni più eque nei confronti del mio paese. در مذاکرات 5 به اضافه 1 گرچه ایتالیا عضو 5 به اضافه 1 نبود اما با انتخاب خانم موگیرینی در واقع ایتالیا سهم و نقش خودش رو در موفقیت این مذاکرات ایفا کرد. Anche se l'Italia non faceva parte dei paesi dei negoziati dell'Iran il 5+1, ma possiamo dire che la presenza della signora Mogherini, con la presenza della signora Mogherini anche l'Italia ha avuto il suo ruolo e il suo contributo a questi negoziati. بعد از اجرایی شدن برجام و پایان یافتن تحریم اولین سفر من به اروپا به کشور ایتالیا بود. Con la fine delle sanzioni e dopo che l'accordo nucleare è scominciato là, il periodo dell'esecuzione dell'accordo nucleare, infatti il mio primo viaggio in Europa è stato in Italia. امروز در کمتر از 3 ماه نخست وزیر ایتالیا از کشور ما دیدن میکنه. Ed oggi, a meno di 3 mesi da quella visita a Roma, abbiamo qui il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana in visita a Teheran. هم سفر من به روم و هم سفر نخست وزیر محترم ایتالیا به تهران هر دو پیام روشنی داره برای اراده دو دولت در زمینه روابط و توسعه روابط در زمینه اقتصادی، علمی و فرهنگی بین دو کشور. Sia la mia visita a Roma, sia la visita del presidente Renzi in Italia ha un segnale molto chiaro della volontà dei due paesi per lo sviluppo dei rapporti economici, scientifici e culturali. ما در زمینه صنعت، در زمینه حمل و نقل، گردشگری، علم و فناوری و همچنین در سایر زمینه‌های اقتصادی تفاهمات و اسناد خوبی در گذشته بین دو کشور امضا شده و امروز برای اجرایی کردن اونها باید قدم‌های مؤثر برداریم.
Sono stati firmati dei buoni accordi di collaborazione nei vari settori dell'industria, dei trasporti, del turismo, le collaborazioni scientifiche e tecnologiche e anche altri settori dell'economia, ma oggi dobbiamo compiere dei passi efficaci per rendere esecutivi e realizzare questi accordi. در ایتالیا حدود 30 سند و در تهران 6 سند به امضا رسیده و اجرای این 36 سند میتونه مسیر جدیدی رو برای روابط اقتصادی دو کشور به ویژه سرمایه گذاری و ورود فناوری از ایتالیا به تهران را فراهم بکنه. In Italia sono stati firmati 30 accordi, a Teheran adesso 6 accordi e allora l'esecuzione di questi 36 accordi potrebbe aprire una nuova strada per i nostri rapporti economici, per gli investimenti e per l'arrivo della tecnologia da parte dell'Italia in Iran. در زمینه روابط بانکی بین دو کشور و همچنین بیمه صادراتی ساچه قدم‌های خوبی تا کنون برداشته شده و ارتباطات برقرار شده، اما هنوز در این زمینه نیاز به حرکت سریع‌تری برای حل و فصل برخی از جزئیات داریم. Per quanto riguarda il settore bancario tra i due paesi e per quanto riguarda il settore bancario, ecco, tra i due paesi, sia in questo settore sia per quanto riguarda la collaborazione con la SACE, sono stati compiuti dei buoni passi, però effettivamente abbiamo bisogno di muoverci più velocemente per superare anche alcuni dettagli che ancora rimangono. گرچه تحریم بانکی برداشته شده و فعالیت بانک ها آغاز شده، اما در این حال بخش روانی که از دوران تحریم به جای مانده هنوز احتیاج به تلاشی برای زدودن اونها داریم. È vero che le sanzioni bancarie sono state tolte, è vero che le banche hanno cominciato le loro attività, però abbiamo ancora qualche effetto psicologico dell'era delle sanzioni ed è su questo che bisogna lavorare. Mo khoshhalim ke pasa tahrim Italia dar miyan keshvarhaye ittehadiye Europa ba anvan yeki az keshvarhaye pishran baraye tosee ravabete ba Jumhuri Islami Iran qadam gozashte. Siamo molto lieti che nel periodo post sanzioni l'Italia tra i paesi europei è stato il primo che si è mosso verso lo sviluppo dei rapporti con la Repubblica Islamica dell'Iran. قبل از تحریم ایتالیا به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بوده و ما امروز هم می‌خواهیم نقش سابق خودش رو ایتالیا ایفا بکنه. Prima delle sanzioni l'Italia è stato il nostro primo partner all'interno dell'Unione Europea. Vorremmo che l'Italia tornasse a svolgere questo ruolo anche oggi. ایران و ایتالیا در زمینه مسائل علمی، دانشگاهی و فناوری روابط خوبی در سالهای گذشته داشتند و امروز در ایتالیا عده‌ای از دانشجویان ما و عده‌ای از اساتید، پزشکان و محققان ما فعال هستند. ما این رابطه علمی و فناوری و همچنین در زمینه فرهنگی و هنری رو می‌خواهیم توسعه بدیم. Nel settore delle università e delle collaborazioni scientifiche e tecnologiche ci sono state delle buone collaborazioni in passato, oggi esistono, sono numerosi professori, studenti, medici, ricercatori iraniani in Italia. Vorremmo che questo settore, in generale il settore delle collaborazioni culturali e artistiche, si sviluppi ulteriormente. در زمینه روابط مردم با مردم و گردشگری با توجه به جاذبه‌های فراوان تاریخی که در ایتالیا وجود داره
و همچنین جاذبه‌های فراوانی که در ایران وجود داره، روابط دو کشور در این زمینه و همچنین انتقال تجربیات ایتالیا که در زمینه گردشگری جزو کشورهایی است که دارای تجربه‌های بسیار ارزشمندی هست و همچنین در زمینه کاوش آثار باستانی ما تماس‌هایمون رو و همکاری‌هامون رو در این زمینه می‌خواهیم افزایش بدیم. E ancora nel settore del rapporto tra le popolazioni, ovvero nel settore del turismo, noi abbiamo l'Italia con le sue numerosissime attrazioni storiche, culturali e di civiltà. In Iran abbiamo queste attrazioni di civiltà e di cultura, e allora qui bisogna lavorare per sviluppare i rapporti in questo settore, così come il trasferimento delle preziose esperienze Italia nel settore del turismo, così come nel settore anche dei rapporti archeologici. در زمینه اسلام حراسی نیز در بحث امروز دو طرف نکاتی رو مطرح کردند. این ضرورت داره که دنیا بدون ادیان آسمانی از جمله اسلام هیچ رابطه‌ای با ترور و تروریسم نداره و همه ادیان آسمانی پیام‌آور صلح و محبت و دوستی و همزیستی مسالمت آمیز میان انسان‌ها هستند. در این زمینه مخصوصاً برای Per quanto riguarda l'islamofobia, nell'incontro di oggi le due parti hanno espresso delle questioni, il loro punto di vista, e il mondo dovrebbe sapere che le religioni monoteistiche come l'Islam non c'entrano niente con il terrorismo, ma sono soltanto religioni che rappresentano la pace, l'amore, l'amicizia e la convivenza pacifica tra gli uomini e le persone. La vicinanza di vedute a questo riguardo, appunto, tra l'Islam e il cristianesimo, e il fatto che loro ripudiano ambedue queste religioni, il terrore e il qualsiasi radicalismo, potrebbe in futuro alle collaborazioni tra i due paesi. معضلات کشورهای منطقه از جمله افغانستان، یمن، عراق، سوریه، لبنان، لیبی جزو موارد دیگر بحث دو طرف و رایزنی ها و هماهنگی های بیشتر بین ایران و ایتالیا برای کمک به حل معضلات منطقه بود. È stato parlato anche delle questioni relative ai problemi che esistenti nella regione, dall'Afghanistan allo Yemen, dall'Iraq alla Siria, dal Libano alla Libia, e qui a questo proposito ci saranno maggiori consultazioni tra l'Iran e l'Italia proprio per contribuire a risolvere questi problemi. علاوه بر اراده دو طرف برای مبارزه با تروریسم، مسائل انسانی و مشکلاتی که امروز در زمینه مسائل نودوستانه به ویژه در یمن و سوریه وجود داره و کمک‌های انسانی که به مردم این دو کشور باید انجام بگیره، به ویژه آوارگان و آنهایی که پناهگاه و خانه خود رو از دست دادن و مجروح هستن و نیاز به دارو دارند، مورد تأکید دو طرف بود. Altre è la volontà e la determinazione di ambedue le parti nella lotta al terrorismo, l'attenzione verso le questioni umanitarie, cercare e la necessità di contribuire a risolvere sempre di più i problemi umanitari che affliggono le popolazioni nei paesi come lo Yemen e nella Siria, la necessità di aiutare le persone che hanno perso la loro casa, le persone che hanno bisogno di cure mediche. Ecco, questo è stato un altro punto in cui le due parti hanno posto l'accento. تردیدی ندارم که سفر نخست وزیر محترم ایتالیا به تهران و هیئت همراهش
آغاز مهمی برای حرکت و توسعه در روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، علمی، فناوری، گردشگری و همچنین رایزنی در زمینه مسائل منطقه‌ای و جهانی خواهد بود و لذا بار دیگر به نخست وزیر محترم ولایت همراه برای سفر به تهران خوش آمد عرض می‌کنم. Non ho dubbi che la visita del presidente del Consiglio dei Ministri italiano e la delegazione che lo accompagna a Teheran sarà un inizio importante per lo sviluppo dei rapporti tra i nostri due paesi nei settori dell'economia, delle collaborazioni scientifiche, tecnologiche e turistiche, così come le consultazioni per le questioni regionali e internazionali. Allora ancora una volta vorrei darvi il benvenuto. Grazie di cuore al signor Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Presidente Rouhani. È davvero un onore e un piacere essere a Teheran. Per me è la prima volta, non così per molti membri della delegazione, ma è comunque un fatto che si iscrive in una tradizionale amicizia, come lei, signor Presidente, ha detto più volte. E voglio innanzitutto ricordare gli ultimi predecessori, a partire dal professor Romano Prodi, che sono arrivati qui risalendo alla lunga scia di politici italiani molto amici nel rapporto tra Italia e Iran. Penso a Giulio Andreotti, Aldo Moro e a tanti altri primi ministri che si sono adoperati in questa direzione. Abbiamo discusso di molti argomenti su cui c'è la necessità di un rapporto ancora più forte, e i riferimenti che sono stati fatti dal Presidente Rouhani sulla crisi umanitaria che segue alla guerra in Yemen, in Siria, in Libia. Finalmente viviamo dei piccoli segni, piccoli passi in avanti nel percorso di tregua, ma c'è bisogno adesso di un grande investimento umanitario. L'Italia in queste ore con il ministro Gentiloni è a Tripoli per portare degli aiuti e dei farmaci e dei viveri. Allo stesso modo sarebbe interessante poter approfondire alcune forme di partnership su Siria, su Yemen e su altri teatri di crisi. La fine delle sanzioni è un passaggio storico, non solo per l'Iran, ma per tutta la regione e per tutta l'Europa. Noi siamo impegnati perché lo sforzo della comunità internazionale sia accompagnato dalla reciproca fiducia e dalla immediata ripartenza dei rapporti economici, che sono un elemento fondamentale anche per creare fiducia nei cittadini, anche per dare il messaggio che finalmente qualcosa di nuovo si è mosso. Su questo aspetto credo che sia fondamentale sottolineare per l'Italia e per tutta la comunità internazionale l'importanza di investire sulle linee di credito, sulle banche, sugli aspetti finanziari. Qui è presente l'amministratore delegato di SACE, la vicepresidente di Cassa Depositi e Prestiti, l'amministratore delegato di Mediobanca, ma su questi temi condividiamo col presidente Rouhani il giudizio che c'è bisogno di fare di più da parte di tutte le istituzioni bancarie, ovviamente in rapporto con le autorità iraniane. L'Italia è totalmente impegnata in questa direzione. Ci sono molti aspetti economici su cui possiamo lavorare, in particolar modo nel settore dei trasporti, a cominciare da ferrovie, ma anche gli aeroporti, il settore navale. Tante sono le potenzialità aperte. Abbiamo visto l'amministratore delegato di Danieli, l'ingegner Benedetti, che anche la camicia iraniana senza cravatta, segno evidente di un'amicizia storica che prosegue, l'acciaio, i tanti settori di lavoro. Quello che è fondamentale è che adesso si sia operativi con l'aiuto al credito e alla finanza. E tuttavia gli aspetti che più ci vedono uniti sono quelli universali
dei valori accademici, culturali, universitari, tecnologici, della ricerca. L'Iran e l'Italia sono due grandi potenze della cultura, due grandi storie che hanno voglia di avere un grande futuro insieme. In questo senso la presenza della ministra dell'Università, che già era stata a Teheran a settembre del 2015, è simbolo e promessa di quanto dovremo fare insieme, anche sui punti che non sempre ci vedono d'accordo. Italia e Iran lavorano assieme, siamo tra i pochi paesi ad avere aperto un tavolo comune sulla grande tematica dei diritti umani e siamo assolutamente certi che le considerazioni svolte dal presidente Rouhani sulla necessità di combattere l'idea che le religioni desiderino l'estremismo e l'intolleranza è una delle priorità del nostro dialogo culturale. Ci sono in Europa e anche nel mondo persone che confondono la fede nell'Islam con il terrorismo e la violenza. È un grave errore che va combattuto a livello innanzitutto culturale. E dunque io spero che in occasione del G7 del prossimo anno che si terrà in Italia, accanto al lavoro economico che dovrà essere fatto dall'intera comunità internazionale per superare le fasi delle sanzioni, ci sia anche la possibilità di una grande scommessa culturale e valoriale, religiosa, per cui la grande famiglia dei figli di Abramo possa essere in condizioni di affermare che le religioni monoteiste vogliono la pace e il dialogo e non la violenza. Ecco, trovo che il rapporto tra Iran e Italia sia utile per gli aspetti economici e siamo impegnati in questa direzione, ma anche per cercare di scrivere una pagina nuova nel dialogo e nel confronto.